Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su The Sims 3 Into the Future. Ed ecco qui ragazzi, mentre stiamo lavorando, e che sta succedendo? Beh, parliamo. Abbiamo trovato un nuovo lavoro, perché nel presente le cose cambiano. Quindi, donatrice di organi è la nostra plambottina, la Verone 004. Ed eccola qui, che impara a giocare a scacchi, con gli scacchi del futuro naturalmente, perché lui è un super plambot. Mentre la nostra Isabella, nuovo lavoro, sperando in qualche fortuna, di tipo educativo, ovvero attualmente sorvegliante del campo di giochi. Ok, intanto noi torniamo a casa, perché la nostra Isabella deve aumentare assolutamente il ritmetron, deve massimizzare questa abilità. Ok, mentre la nostra Simi è arrivata, veniamo qua e facciamo, non viaggiamo, ma invochiamo il viaggiatore. Viaggiatore nel tempo. Intanto livello 1 di logica per l'Averone 004. L'abbiamo chiamato, scusami. Dai, invoca il viaggiatore. Ma aspettate un secondo, se non mi sbaglio il viaggiatore era già qui. Non so se l'avevo già visto, ma no, non c'è. Eppure mi sembrava di averlo visto. Vediamo intanto un eccolo qui ragazzi. Andiamo a parlare dal viaggiatore. Dov'è? Eccolo qui. Facciamo amichevole. No, va bene. Presentazione amichevole. Andiamo a parlare un po' dal signore. Dai, vai. Eccola qui la nostra Angela, che è invecchiata, stando nel futuro. Dai, facciamo un po' di amicizia. Sì, perché voglio fare un obiettivo. Dai, un 5. Dai, come dobbiamo stringere amicizia con il nostro viaggiatore. Farla conoscere. Dai, facciamo un po' la nostra amicizia, Shakabra. Sì, perché il mio obiettivo attuale, andiamo nell'almanacco, era, vediamo un po', sì, eccolo qua. Volevo fare il custode del tempo. Quindi per fare, dobbiamo stringere amicizia con lui e dobbiamo imparare l'arte della manipolazione degli orizzonti temporali, perché dobbiamo cambiare il futuro in una distopia o in un'utopia e poi ripararlo. Ok, vedremo un po' cosa fare. Però per prima cosa dobbiamo fare amicizia. Intanto io direi un attimo di ripristinare, no, il continuum prima di fare amicizia. Ok, magari lo ripristiniamo. Si accetta. Voglio, diciamo, renderlo normale in qualche modo. Ok, la sua conoscenza superiore. Perfetto. Intanto dov'è il viaggiatore? Ehi. No, non voglio come si dice, pattinare. Voglio fare amicizia. Dai, vieni qua, non entrare in casa, stupido ignorante. Dai, andiamo a fare un po' conoscenza. Eeeh, congratulazioni, Angela Verone ha appena vinto 3 milioni alla lotteria. La somma è stata versata direttamente sul suo conto. Ah, ecco ragazzi, io mi ero dimenticato di dirvi proprio questa cosa. Io avevo comprato il biglietto alla lotteria, non ve l'avevo detto. Eh sì, comunque avevo comprato il biglietto, perché vi ricordate che avevamo visto, come si chiama, nel futuro eravamo andati a controllare e avevamo trovato i risultati. Beh, attualmente possediamo 3 milioni di dollari di Sima Leon. Wow, ma siamo strabenistanti. Beh, a questo punto allora, cioè, facciamo un altro, non facciamo quello di prima, ma facciamo il filantropo famoso, ovvero dobbiamo donare 50.000 al fondo pianificazione del futuro. E vediamo un attimo se tipo qui, no, non possiamo inviare donazioni, ah no, al municipio era. Beh, abbiamo vinto 3 milioni di Simoleon, dai, non ci posso credere, addirittura così tanti. Ok, eccolo qua, il massimo. Ah, scusa, non era... Non aveva detto 50.000, massimo 10.000. Beh, allora facciamoci questo che facciamo prima. Anche quello là forse ci vuole un po' più tempo. Magari facciamo la prossima volta. Dona 50.000, quindi per 5 volte dobbiamo farlo. Beh, donazione, quindi 20.000, 30,
40 e 50. Mamma mia, addirittura 3 milioni di simoleon. E chi li ha mai visti 3 milioni di simoleon? Cioè, io posso farmi la reggia, non una super casa. E questa è una reggia. Dai, neanche con i trucchi uno arriva a certe cose. Dai, 3 milioni di simoleon. Cioè, siamo stramilionari ora. Cioè, abbiamo i soldi che ci escono dal culo, in poche parole. Cioè, questo si deve dire adesso. E abbiamo questa mini casa di schifo e merda. Wow, dai. Questa qua non pensavo che addirittura si arrivasse a ciò, Veramente, forse hanno un po' esagerato con quei 3 milioni. Cioè, no, è anche un po' giusto da una parte, però... Dai, forse è troppo. Intanto abbiamo tanti soldi e non possiamo permetterci una luce, dai. Questo è un po' vergognoso. Dai, infatti ce la mettiamo una pure in bagno. Ah, qua c'è la luce, vero? Sì. Perfetto, dai. Andiamo avanti, che siamo sfondati di soldi. Non sappiamo neanche da dove ci escono più i soldi. Guardate qui. Tanto andiamoci neanche a dormire un po'. Cioè, non possiamo anche evitare di lavorare. Cosa ci serve lavorare? Abbiamo 3 milioni di simoleon. Abbiamo 3 milioni. Laverone 004. Tu sei magnifico. La nostra laverone. Ok, intanto stiamo donando questi soldi che... Cioè, è un niente rispetto a ciò che possediamo. 3 milioni. Cioè, mi vado a fare il centro turistico. Angela Laverone non ha bisogno di ringraziamenti per aver donato per fortuna alla comunità. Pochi sim possono essere considerati filantropi e un solo come il filantropo famoso. Dai ragazzi, abbiamo molto di più. Questo siamo noi ragazzi, abbiamo ottenuto già due delle statue. Intanto accetta di chiacchierare. Continuiamo a parlare con sto tizio che è morto e vivo certe volte. Ok, chiacchiera. Vediamo un po' cosa vuole. Accetta di chiacchierare, va benissimo. Poi chiede di passare del tempo insieme. Vediamo un po' se accetta. Quindi dovremmo sbloccare il resto delle interazioni. Vediamo. Sì, sì. Vediamo. Ops, ma è morto, è vivo. Vabbè, noi torniamo a casa. Magari perché non stava qua, scusate. Bah, dovrebbe, no, quella Verone. Ma il via, c'era una proiezione, sarà stata. Intanto livello 4 di abilità per la Verone. Wow, bravissimo. Ma secondo me era in, sta in zona. Ok, intanto noi, vabbè, abbiamo ripristinato. Ci andiamo a fare una doccia adesso, vai, purificazione rapida. E cerchiamo un po' di fare anche amicizia con il tizio lì. Vabbè, però dobbiamo andare a dormire adesso. Dai, andiamo a fare la ninna, che è la cosa più importante al momento. Qua possiamo anche spegnerlo perché ci vorrà tempo. E intanto, vediamo, Isabella intanto sta dormendo, avrà bisogno di mangiare a breve. Migliora programmazione. Ok, andiamo a migliorare un po' la qualità del pasto, dai. Non mi piace la qualità bassa. Vai, migliora. Ok, con la sua tecnologia avanzata, naturalmente, in pochi secondi andiamo avanti. Vai, guardate quanto è brava. Tanto questo è il nostro forno. Com'è bello il nostro forno. E bravo il nostro laverone, grandissimo. Bravo 003, sei uno chef provetto. Ok, già che siamo, miglioriamo la qualità anche a livello 2. Ok, intanto siamo la famiglia più sfondata di soldi che esistesse al mondo. Cioè, siamo strabenestanti, non so il perché. Intanto, secondo me, anche... Come si chiamano? Anche i nostri discendenti adesso dovrebbero essere molto più ricchi. Basta vedere, vediamo, intanto ho messo il futuro normale. I discendenti sono influenzati direttamente... Ah, non ce ne sono. Dovremmo andare nel futuro, penso. Sì, perché il futuro sta cambiando ogni cavolo di secondo, sta cambiando. E vabbè, la nostra sim avrà bisogno di mangiare. Consuma colazione, frittelle. E intanto va la nostra Isabella che si diverte a migliorare. E intanto, tu come vanno le cose?
Ah, intanto uno zombie, ottimizzazione autonoma, sì. Che ora vai al lavoro? Ah, c'è tempo, è giovedì. Ok, ma che livello è, scusa, l'abilità? Ah, quasi 5, tutto in un giorno, vero? Magari a 5 ci fermiamo, vero? Dai, ti stai... stai diventando scemo, diventi dopo. Ok, bravo, manutenzione. E poi... ah, intanto qui ci manca un bel fiorellino, scegliamolo. Accendi questa pianta. Vediamo che cos'è. Ah, questa. Imposta tipo di pianta, bambù grande, sì sì, bambù grande, sì. Questa stanza. Ok, colore della pianta, rosso. Questa pianta, ok. Qualcosa di diverso. Sì, hai bisogno di caricarti un po', lo sai. Dai, vai un po' alla stazione e ti ricarichi. Ok, bravissimo. La Verone 003 intanto fa qualcosa. È brava la nostra Sim, intanto che ha capito cosa fare, ovvero suonare. Ok, Angela, cosa stai facendo? No, invoca di nuovo il viaggiatore nel tempo. Ok, dovrebbe arrivare a breve. Vediamo un po'. Ok, sentiamo il rumore. Eccolo qua, invocato. Andiamo a fare una presentazione amichevole da lui. Ok, è la volta della socializzazione. Ok, amichevole, chiacchiera. Poi impariamo a conoscere. Dai, siamo straricchissimi. È bello essere straricchi. Scuola. Ah, intanto cosa avevo messo? Ah, richiama ricordi. Ah, bene. Dai, vabbè, continuiamo a chiacchierare. Oh, dai, un 5, non lo so. Dai, facciamo anche quello lì che mi piace parecchio, l'uovo disco. Chiacchiera fra proiezioni. Dai, sarebbe figo in un futuro. Ok, siamo ricchi, siamo troppo ricchi. Siamo ricchi, sfondati di soldi. Ma a parte gli scherzi, veramente siamo sfondati di soldi adesso. Viviamo nel lusso, cioè no, non viviamo nel lusso per questa casa che comunque è futuristica. Molti vorrebbero starci, però veramente siamo ricchissimi. Questa è la cosa bella, siamo ricchi. Abbiamo 3 milioni di simoleon. Altro che voi che mi dite, cioè usa i trucchi, a cosa mi servono i trucchi? Ho 3 milioni di simoleon. Che ne sapete voi dei trucchi? Questo è il vero trucco. Comprare un biglietto nel futuro, scovare gli archivi del futuro e poi venire nel presente. Comprare il biglietto sapendo che vinceremo 3 milioni di simoleon. Così, questo è il trucco di The Sims 3. Giocare, non usare i trucchi. Il vero gioco è il trucco. Ho ottenuto 3 milioni di simoleon guardando degli archivi, giocando un biglietto della lotteria e vincendo addirittura 3 milioni. Sono uno sfondato di soldi. Ok, intanto, cioè, continuiamo a fare amicizia, raccontando una storia, facendo un po' dello shakabra. Facciamo un po' anche imparare a conoscere. Ma intanto sappiamo qualche tratto, no? Non sappiamo niente. Addirittura che io me lo vorrei sposare. Ah, non possiamo. È una faccia buffa. Tanto riposo pagato 120 per la nostra Isabella. Cosa hai fatto finora? Non hai neanche lavorato fino ad adesso. Ok, intanto bug grafico. Mi è venuto tra la Verone 003 e la nostra Sim. Ok, esci. Ok, Angela ha avuto un invito, solo perché siamo sfondati di soldi. Questo è l'unico motivo per cui adesso tutti ci invitate alle vostre feste? È per questo? Eh? Ok, vai qua, no. Amichevole, racconta una storia drammatica. Intanto dai, stiamo facendo amicizia pian piano, dai, ce la possiamo fare. Tanto, ah, l'Avenone 003 anche lui, 004 senza lavorare, ottiene tutto. Ok, ma la nostra Sim di che cosa ha bisogno? Che vedo che sta litigando un po'. Bah, non lo so. Beh, tu lo sai cosa devi fare? Devi giocare qua, no, devi suonare. Ok, intanto vediamo un po'.
Vai, continuiamo. Ah, finalmente è diventato nostro amico. Ottimo, chiacchiera però giusto un altro pochino. Shakabro. E poi andiamo avanti con vabbè, con ancora chiacchiera. Ok, abbiamo intanto capito che lui è un tipo geniale. Wow. Vabbè, intanto vediamo. 004, gentilmente qui esercitazione scacchi. Spegni la super televisione fighissima che non abbiamo ancora visto. Mentre 003, cioè, wow, veramente attualmente non serve a nulla. Comunque, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Arrivederci.